Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci qua, il dottor Max che vi parla da Maweni, distretto di Kigamboni, Dar es Salaam, Tanzania, Africa. Allora, oggi è sabato e come al solito parliamo un po' delle nostre cose sull'oro. Dunque, prima di parlare di questo, però, vi devo insomma, dire una cosa. È importante, chi mi segue sa che io stavo cercando di costituire una fondazione, la fondazione del Dr. Max Foundation, praticamente la mia fondazione. È una procedura che abbiamo praticamente iniziato a marzo, poi si era bloccata per tutta una serie di ragioni, diremmo, diciamo, burocratiche. Alla fine siamo riusciti a sbloccarla e giovedì ho ottenuto il control number, che è quello attraverso il quale si pagano le fee, no? Praticamente dovute al governo, e quindi ufficialmente possiamo annunciare che questa cosa è andata in porto finalmente. La fondazione sarà il progetto più importante dei prossimi anni, che io ovviamente ho pianificato di vivere qua, non ho nessuna intenzione di spostarmi. Ora, sapete, nella vita mai dire mai, no? Però fino a questo punto mi sono trovato bene e quindi inizierò questo progetto qua, un progetto nel medio-lungo periodo, per tutta una serie di ragioni che poi presenterò anche un po' più nei dettagli cammin facendo. E ufficialmente la presentazione di questa cosa sarà poi fatta in Italia, quando vengo in Italia, insomma, per gli amici che mi seguono in Italia, il 20, il 20 è la domenica 20, il giorno dopo il congresso del 19. Quindi, per tutti coloro che sono interessati al piano B, alle eventuali permessi per venire qua, tutto quello che è inerente agli argomenti in genere, che includono anche loro, però sono ecco, indirizzati più eventualmente, se vogliono venire a trovare a Lucca, più la domenica che il sabato. Il sabato è riservato principalmente per i neofiti, quindi parliamo adesso del congresso del 19. Congresso del 19, la locandina è pronta, il programma è pronto, io li posto man mano e li invierò a tutti coloro che sono interessati. È evidente che se uno la domenica è impegnato e può venire appunto il sabato. Ma in teoria, diciamo così, è l'evento per i neofiti, no? Cioè per coloro che magari, sì, magari mi conoscono oppure non mi conoscono e vogliono avere un'idea un pochino più precisa. La cosa importante è che io presento il gruppo di lavoro, non è che io presento in questo caso soltanto l'azienda tedesca con la quale collaboro da tempo, no? Quindi è un evento in cui si parlerà di oro etico. Al di fuori del discorso commerciale. È evidente che interverrà, per esempio, il signor Antonino, direttore generale della Z Metalli, che porterà anche dei gadget, quindi ci sarà anche un impegno economico da parte sua e anche da parte mia. E poi ci sarà anche una sorpresa. La sorpresa io non la dico perché sennò non è più una sorpresa. E tutti coloro che vengono parteciperanno anche a questa sorpresa. Questa sorpresa avverrà sia il sabato che la domenica. Quindi chi ha diciamo, l'interesse, la buona volontà di venire a Lucca avrà comunque una sorpresa piacevole. Va bene? Poi ci saranno anche i coupon da parte mia, altre cose, eccetera, eccetera. Quindi in questo intervento interverrò io. Come diciamo partner di Augusta, interverrà il signor Antonino come responsabile della Z Metalli Preziosi, che è un banco metalli, un tipico banco metalli italiano. E poi ci sarà anche Claudia Prandoni che rappresenterà la Elior. L'ultima azienda che presenterò io sarà la Swiss Gold Safe, che è appunto questa azienda che io ho selezionato nella Svizzera tedesca per depositare oro, cioè tutte queste aziende in un certo senso
sono importanti perché? Perché soddisfano esigenze diverse. Allora, chi ha, parliamo brevemente dal punto di vista del marketing, no? Perché c'è bisogno di fare questa cosa? Molto semplice, semplice, modo di dire semplice, per me è abbastanza semplice, nel senso che io ho messo in piedi un programma per un piano B per venire in Tanzania, sia che uno venga per ritirarsi qua, sia che venga per un lungo periodo, per un breve periodo, e poi l'ho messo insieme anche per coloro che hanno l'emergenza, no? Che percepiscono che le cose non vanno particolarmente bene in Italia e magari vogliono lavorare su un piano B. Quindi sono già venute molte persone a trovarmi. Siamo partiti già 2 anni fa, no? Quindi una trentina di persone sono venute, c'è stato un certo interesse. Certo, ora l'emergenza è un pochino passata, apparentemente, quindi sono meno persone che vogliono venire, ma va bene lo stesso così. Come si diceva anche nel fuori onda, il programma che si può chiamare dell'elite, no? Del nuovo ordine mondiale continua. Proprio stamattina anche Diego mi ha mandato un altro link in cui la Lagarde spiegava grosso modo quello che dovrebbe succedere a livello di politica bancaria di banche centrali e che ci saranno degli aggiustamenti da parte di tutti, ha fatto capire. Benissimo. Lei ha detto anche un'altra cosa e ha detto anche che se si può considerare una crisi, che è stata una bella crisi quella del 2008, la crisi del 29 è stata 20 volte più grave di quella del 2008 in termini di PIL, no? Di perdita di prodotto interno lordo da parte della media delle nazioni. Ecco, stiamo andando incontro ad una crisi che sarà molto più vicina a quella del 29 piuttosto che a quella del 2008. Dobbiamo riflettere su queste cose qui. Per appunto completare la possibilità di accettare, tra virgolette, tutti dall'Italia, io mi sono reso conto che mi dovevo inventare, perché io mi invento le cose sempre per complicarmi la vita, mi dovevo inventare un qualche cosa che desse la possibilità a tutti coloro che volevano venire in emergenza di venire, perché con quello che si chiama PPP, il Piano Pensionati Plus, io posso prendere soltanto gli ultra 55 anni. Quindi dai 18 ai 55 anni o vengono qui a studiare o vengono qui 3 mesi con un visto di lavoro, ma naturalmente poi dopo devono entrare in Italia. Cioè, non possono rimanere qua con visto, scusate, un visto turistico, ma non possono rimanere qua perché non hanno nessuna possibilità, pochissime, pochissime possibilità di trovare un posto di lavoro. Allora, chi ci vuole tempo? Allora, io ho pensato a una fondazione. È una cosa che sempre desiderato fare, ovviamente, per esempio, non sarebbe stato possibile farlo in America perché non c'erano le condizioni. Io sono andato in America per fare business, però venendo qua ed essendo ufficialmente in pensione, è l'unica cosa che io posso, anche dal punto di vista del mantenimento del visto che ho, posso fare, perché altrimenti dopo, se no, mi tocca cambiare anche visto, cosa che non voglio fare. Quindi, in questo caso, anche coloro che hanno dai 18 ai 54 anni possono venire in determinate condizioni, perché adesso dobbiamo metterle un pochino a punto, no? Tutte le varie condizioni, cioè, per capirci, ci può essere una persona che può venire qua e lavorare come volontario, quindi rimanere qua per un certo periodo, possono essere persone che possono venire qua, prendere il visto e tornare in Italia, possono essere situazioni miste, per cui uno dice, beh, io vengo, prendo il visto, voglio fare comunque un'esperienza di 6 mesi e poi ritorno in Italia. Ecco, ci sono almeno queste tre varianti, per esempio, no? Quindi bisogna poi mettersi lì a sedere e vedere per bene le condizioni di ognuno. Chi viene, deve ovviamente, viene sotto l'ombrello della fondazione, deve dare un contributo alla fondazione, deve fare una donazione, va bene? E quindi in questo caso, con in questa situazione, uno ha bisogno, ritornando a quello che vi dicevo prima, le ragioni per le quali poi ho puntato su Avesta, uno deve essere in grado di venire qua,
aprire un conto corrente e trasferirlo senza trasferire soldi senza problemi dall'Italia, in questo caso alla Tanzania. È semplice a dirsi, è un po' più complesso a farsi, perché noi dobbiamo prevedere un pochino quello che succederà. E io in questo caso posso dire che, anche grazie al lavoro che ho fatto sulla trilogia del nuovo ordine mondiale, una certa idea ormai l'abbiamo capita. Stiamo andando incontro a una, diciamo, a un cambiamento anche epocale, no? Nella struttura del mondo, diciamo, nel sistema bancario esiste già la moneta digitale, quindi non è che di per sé sia una grande rivoluzione, però adesso la vogliono fare centralizzata con tutta una serie di restrizioni che loro faranno con estrema facilità perché saranno centralizzate. Vi faccio un esempio. Loro vogliono, per dire, probabilmente hanno già detto, creeranno una moneta che avrà una scadenza. Oppure loro potranno decidere che le transazioni internazionali private, su quelle del business non lo so quello che farà, però private possono avere dei limiti di importi, dei limiti di tempo giornalieri, degli importi limiti minimi giornalieri, degli importi minimi mensili, eccetera, eccetera, eccetera. Questo non lo possono fare adesso perché ci sono le banche centrali ancora, diciamo così, indipendenti a livello di ogni nazione. E si devono mettere lì e convincere tutte le banche centrali. È chiaro che non potrebbe mai funzionare. Se però invece l'emissione della moneta digitale è centralizzata, lo definisce la Banca Centrale Europea e tutti si devono adeguare. È semplicissimo, no? Ecco, si torna al sistema della Banca Centrale Russa, al tempo in cui esisteva ancora la vecchia Russa, l'URSS. Per cui decideva le politiche, che poi era chiaramente una succursale, diciamo, di certi potentati internazionali, non soltanto americani, ma anche internazionali. Chi mi segue magari sa a chi alludo. E quindi era sotto regime di completo monopolio. Le banche, diciamo, distaccate non esistevano quasi perché non avevano, oro per battere moneta, cioè loro magari ce l'avevano, ma non ufficialmente. Il rublo non aveva, non era considerata, no, una moneta di valore. Ovviamente non lo comprava nessuno, nessuno investiva in rubli. Quindi, come sappiamo, il sistema comunista, soprattutto quello russo, ma non soltanto, è stato creato anche un po', forse, perché faceva comodo che si creasse in quella maniera lì. Ecco, quindi io ho capito che Ovest aveva la flessibilità tale. Per cui se uno compra oro, già 4 anni fa lo dicevano, per cui era comunque già un investimento ottimo, perché credo che abbia fatto già il 30-40% rispetto all'epoca era 42, 40, credo 40, 42, 40, 45, 4 anni fa, andate a vedere adesso, ve l'ho postato sui canali apposta, e insomma ha avuto un balzo enorme, credo che abbia fatto il 40-45%, anzi posso dirvelo anche subito, perché negli ultimi 5 anni l'ho appena postato sul canale. Vediamo un pochino se lo trovo, dove sono andati a finire, che poi io faccio le cose al volo così e poi non le ritrovo. Vediamo un po', ve lo faccio vedere subito. Molto importante ragionare sui numeri, capite? Se no si parla, si parla, si parla e poi dopo non si riesce. Ha fatto negli ultimi 5 anni in euro, ha fatto quasi il 70%. Ma anche lo stesso argento ha fatto più del 45, di 4 volte e mezzo. Bisogna ragionare sui numeri. Ora, cosa succede? Succede una cosa molto semplice. Dobbiamo sempre seguire le regole. A proposito, dopo vi devo leggere in chiusura una cosa molto particolare che ho chiesto al mio avvocato di scrivermi, l'ho data io l'indicazione e il draft che poi vi leggerò. Quindi uno cosa fa? Nel frattempo ha soldi, se li investe in oro e già fa una cosa positiva,
e li sposta poi dalla Germania in Svizzera. Quindi se li mette già, tanto per cominciare al sicuro. Poi dopo c'è la seconda fase, che è quella di venire qua, aprire il conto corrente e non essere più dipendenti dall'Italia, dal conto corrente italiano, perché i soldi, almeno quelli di riserva, quelli importanti di riserva, sono già al sicuro in Svizzera. Quindi in qualsiasi momento può chiedere a Vesta di venderseli, di vendere un po' d'oro, e di farseli accreditare sul conto corrente in Tanzania. In questo caso non ci sono più limiti di trasferimento, perché Ovesta ti trasferisce 500 euro come ti trasferisce 50.000 euro. Perché Ovesta non è un istituto bancario, quindi non è soggetto a tutte queste restrizioni alle quali andranno incontro le nostre banche come le conosciamo noi nel sistema normale, diciamo, italiano. Parentesi, ho scoperto che esiste una banca cinese che opera in Italia, che ha utilizzato questa cliente per fare un acquisto in un colpo solo di 100.000 euro, senza nessun tipo di problema. È una banca online. Chi è interessato, non ne voglio parlare in diretta, però chi è interessato mi può contattare e gli spiego tutto. Io non garantisco niente, io vi dico quello che è successo poi. Quindi, questo è il caso Ovest, è collegata praticamente al piano B. Dà tutta una serie, a mio avviso, di vantaggi. Però se uno mi dice, guarda, io non ho nessuna intenzione di andare in Tanzania, di spostarmi, devo stare in Italia, e poi io voglio andare da un banco metalli dove voglio proprio vedere l'oro fisico, lo voglio toccare e lo voglio portare magari a casa. Beh, a questo punto non c'è problema, va alla Z Metalli. La Z Metalli ha già rivisto i suoi prezzi, è probabilmente l'azienda con il miglior banco metalli, prezzo uno dei migliori, se non il migliore, con un po' di ricerca è più bassa anche, posso anche dire, degli Ita Preziosi, perché non sto dicendo il falso, sono tutte cose pubblicate sul sito, tant'è che dal punto di vista del marketing strategico all'americana la Z Metalli potrebbe uscire sul sito e dire ti garantisco il miglior prezzo, per esempio per questa grammatura. Quello si chiama il prodotto civetta, la gente, cioè gente, il potenziale cliente, il cliente va alla Z Metalli, attratto, no? Dal prodotto civetta che trova soltanto lì e poi magari compra anche altre cose. Ecco, e funziona così il marketing, no? Quindi uno dice, guarda, io vado, va lì, prende contatto con il signor Antonino, che naturalmente parteciperà al congresso, e compra quest'oro. A questo punto, come ho spiegato io nel report, uno si deve dire, beh, io compro 10.000 euro in pezzettini, poi si può, ora avranno finalmente, avranno anche l'argento, quindi quello da eventualmente da comprare più che l'oro e anche l'argento, piccole monetine, piccoli lingottini, perché in caso di emergenza è più facile vendere quello, utilizzare quello, piuttosto che i pezzi grossi, magari che hanno un valore di 80 volte dell'oro, lo sapete, no? È la famosa ratio che si utilizza anche nel switch pilot, ovvero il rapporto tra oro e argento. Io lo prendo, vivo in un posto tranquillo, sicuro, e me lo metto in una cassetta di sicurezza o me lo metto in casa, magari da qualche parte, nascosto, sicuro, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, un'operazione di questo tipo non comporta particolari rischi. L'importante è tenere la fattura di acquisto ben sicura, magari fatta in tre copie, una si tiene noi, si allega all'oro nella cassetta di sicurezza, una si dà al nostro commercialista che tanto magari a un certo punto poi compriamo anche un po' più d'oro, oltre 12.500 all'anno va comunque dichiarato, e poi andrebbe comunque dichiarato, e poi un'altra magari che si dà posso dire, al nostro amico di fiducia, oppure al nostro figlio in caso di emergenza, qualsiasi cosa. Insomma, si cerca di mettere il più possibile al sicuro questo oro con la fattura di acquisto. Poi c'è uno che invece dice, no, guarda, voglio andare alla Z Metalli e comprare 50, 20, 30, 40, 50 mila euro di oro. E
cioè abbiamo persone che sono interessate a comprare anche 1 milione di euro di oro. Quindi loro devono a questo punto chiedersi: cosa faccio? Compro quest'oro e dove lo stocco? Perché loro te lo danno, ma te lo prendi e lo porti a casa, è tuo, dove lo metti? Allora io ho pensato, no, a lungo su questa situazione qui, e secondo me per cifre ulteriori ai 15.000 euro non è una cosa saggia tenerlo in casa, ma nemmeno tenerlo in una cassetta di sicurezza, perché la cassetta di sicurezza ti garantisce fino a un certo tot, mi ricordo se 5.000 euro, 10.000 euro, oltre non lo puoi neanche assicurare. Comunque quindi c'è un certo rischio. Oltre a questo c'è il rischio ulteriore, come ho dimostrato andando ad analizzare il decreto di Roosevelt del 33, che sia confiscato, ci sia poi una situazione tale di emergenza per cui trovano la maniera di confiscartelo. Ora è evidente che sanno che l'hai comprato perché l'hai comprato in Italia, e quindi se te lo chiedono glielo devi dare, e cioè, se no c'è penale, come era successo in America. 10.000 dollari all'epoca era la penale, ma 10.000 dollari all'epoca erano una penale, no? Equivalente a 250.000 dollari. Quindi le persone naturalmente li hanno dato, anche perché poi gli hanno detto: guarda che non lo potrai più utilizzare, o lo dai a noi o se no lo butti via. Soprattutto la gente semplice li ha dato. Ma non hanno mica confiscato l'oro nei depositi svizzeri o nei depositi delle banche centrali, quelle si sono guardati bene, no? Lì non c'entra nessuno, l'ho spiegato tante volte, soprattutto all'interno di questo qui, con quale il BRICS, non c'entra nessuno, lì c'è un'immunità diplomatica, dimostrato in un altro intervento, e ho tutta la documentazione necessaria se qualcuno ne ha bisogno. Quindi cosa si fa? Si prende e si porta in Svizzera. Io, la mia soluzione non è quella lì, mette in Svizzera, si paga anche molto molto poco a mio avviso in relazione a molti altri depositi italiani che sono invece costosissimi, e quindi si mette lì al sicuro, si fa un viaggettino a Zurigo, oppure si manda il trasportatore, l'azienda di trasporto. Quello non è assolutamente un problema. Chiaro che c'è da fare le cose secondo legge, e secondo le sempre fatte secondo legge, anche se fa in Italia l'operazione è fatta secondo legge, e c'è da compilare un form dell'UIF. Noi ci stiamo già organizzando con Antonino, ci sarà un avvocato da parte sua o lo farà il mio avvocato. Chi fa tutta questa operazione la farà con i crismi necessari a che tutto vada bene. Dopodiché prende l'oro personalmente, io suggerirei con il corriere, se non vuole andare direttamente a portarlo lui in Svizzera con tutta la documentazione necessaria, si incontra con Sandro, questo signore con il quale sono in contatto lui, io che ovviamente preventivamente ci avrà parlato e l'avrà spiegato tutta la documentazione che serve, arriva lì e deve decidere soltanto se prendere una cassetta di sicurezza, la quale poi c'ha una chiave, no? La solita chiave, gli viene rilasciata la chiave, oppure lo deposita nel cavò. Il cavò mi sembra che costi un attimino di più, però una cassetta di sicurezza piccolina dove ci può mettere un sacco d'oro che costa, mi sembra, 500 franchi all'anno, ti costa nulla. E io queste informazioni ce l'ho. Ecco, chiudiamo qui il discorso in un certo senso di Ovesta, e abbiamo visto anche perché della Z Metalli. Il discorso con l'aereo era partito perché ho conosciuto Claudio Brandoni 2 anni fa, che mi ha contattato per il discorso piano B, no? E poi dopo lei ha iniziato a lavorare con questa azienda. Allora, loro stoccano in Svizzera, iniziamo a dire questo, non sono come un'altra azienda italiana che ti stocca in Italia, e adesso poi vi devo anche spiegare perché non vi suggerisco purtroppo di comprare metallo in Italia e stoccarlo in Italia, adesso ve lo spiego perché. L'azienda possono anche essere serissime, però c'è un problema di fondo, ora ve lo dico. Quindi io ho detto, per i piani di accumulo, siccome io
col piano B, io seguo il piano B, cioè coloro che vogliono fare un certo investimento, L12 o XL24, quindi si parla da 12, 27 in su, va bene? Questi piani possono essere anche con Ovesta fatti gradualmente, però ho detto, siccome io non faccio piani di accumulo di 100, 200 dollari al mese, mi interessano poco, inizio questa collaborazione con Claudia e a lei delego tutti questi piani di accumulo, non ho nessun tipo di problema. Abbiamo iniziato anche un rapporto di collaborazione con loro che manterrò cercando di tenere i miei standard. Come vedete, io li ho invitati a Luca, ma mica li faccio pagare niente a nessuno, offro tra virgolette tutto io, cioè non è che io metta a far pagare Antonino, guarda dammi 500 euro, si fa business insieme, io non lavoro così, va bene? E viene gratuitamente, farà la propria presentazione e poi da lì ovviamente sono interessato la contatta. Quindi piani di accumulo, diciamo, per piccole cifre, io li smisterò a loro, anche perché stoccano in Svizzera, stoccano a Lugano, quindi a me va bene, io sono tranquillo. L'azienda di deposito svizzera ve l'ho già praticamente presentata, vale anche, è importante per tutti coloro che già hanno comprato l'oro, perché molti mi dicono, ho comprato l'oro, però mi costa troppo perché lo stocco lì e mi costa un sacco di soldi. Oppure ho comprato l'oro, lo tengo in casa, però non mi fido. Tutti coloro che hanno già comprato oro, io la consulenza in questo senso la do gratis. Poi volete in futuro fare una donazione alla fondazione, questo è un altro discorso, vede la fondazione, tutto torna lì, no? La fondazione è fatta anche apposta, perché io la maggior parte del mio tempo, io anche sul piano B adesso è gratis. Perché è gratis? Perché gira di gira. Mi chiamano e mi rompono per le scatole, devi pagare questo, alla fin fine, a quel punto di qua mi fai una donazione alla fondazione, faccio anche, diciamo così, più bella figura. Ecco, quindi vedete, in questo caso questo è quello che io chiamo operare con un criterio di marketing strategico, cioè io riesco praticamente con queste quattro aziende a soddisfare il 99.9 delle esigenze di tutti i clienti. Ecco, detto questo, vi devo dire adesso una cosa riguardo a queste aziende che vi ho menzionato, che sono, me ne è capitata una anche ieri l'altro, che conoscevo ma poi ho approfondito, conoscevo di nome e poi ho approfondito, sono andato sul sito e approfondito. Ecco, il tipico Banco Metalli in Italia vi dice questo, vi dice, compri l'oro da me, io ti faccio delle condizioni speciali e lo stocchi da me, e nello stoccare da me paghi una sciocchezza, o non paghi niente, alcune in Svizzera vi dicono così, quando vi dicono così voi dovete sempre, si deve accendere la lampadina, e adesso ve lo spiego perché. Allora, c'è un concetto che è quella della proprietà frazionata o frazionaria, che è il criterio che segue l'azienda tedesca, che per chi non mi conosce ascolterà questo intervento, si chiama Ovesta, con la quale collaboro ormai da 4 anni, per cui quando voi comprate oro con questa azienda, voi comprate in realtà delle piccole frazioni di oro in un lingotto good delivery. Il good delivery è il lingotto, quello bello, no, che si vede, l'ho postato anche diverse volte sui canali, che c'ha un codice e gli viene assegnato un codice, e voi comprate una proprietà frazionata, cioè una piccola proprietà su quel lingotto specifico, che è tutto presentato sul sito e documentato sul sito, che poi può essere, appunto, queste proprietà frazionate possono essere anche in varie parti, in vari cavo del mondo. Io do a disposizione, per quello che si può, quando uno fa l'operazione con me di acquisto oro, a disposizione di stoccare sicuramente presso Brinks o uno dei propri associati a Zurigo. Nel 90% Ovesta
soddisfa questa esigenza fino adesso, mi hanno promesso che la soddisferanno al 100% sicuramente a partire dal prossimo anno. Comunque siamo sempre, il nostro pezzettino di lingotto ha un codice, è esistente e in qualsiasi momento noi si può rivendere praticamente senza fee. C'è una piccola fee, ma è minima rispetto alle altre aziende. Oppure si può dire a Ovesta: guarda, te me lo trasformi in lingottini, io vengo, loro sono a Ilskirchen, che è lì vicino a Capozzano, per dire, abbastanza vicino all'Italia, subito dopo l'Austria, si attraversa l'Austria dopo poco, prima di Monaco, di Baviera. E a quel punto uno va e si prende l'oro e se lo porta a casa. E senza nessun problema, assolutamente. Va bene, però il problema di queste aziende italiane è che loro non usano la proprietà frazionaria. E dov'è il mio oro? Cioè, io ho il sospetto, conoscendo un po' la mentalità che abbiamo in Italia, e uno prende l'oro e prende questi soldi, dovrebbero essere convertiti immediatamente in oro, e invece di comprare oro, se li investe in borsa. La maggior parte di queste aziende sono iscritte alla Banca d'Italia, quindi possono operare anche come operatori finanziari senza nessun tipo di problema e fanno quello che vogliono. Alcune di queste addirittura vi danno anche interessi, eh? Vi dicono che usano l'oro come collaterale, ma questo non è mica il principio per il quale uno deve investire in oro. Questa è speculazione finanziaria. Sfruttando l'oro di deposito, ma non ha niente a che fare con il puro investimento in oro. Facendo così, noi si arricchisce l'azienda, non ci si tutela noi. Sì. Poi è chiaro che ti dicono: ah, sì, in qualsiasi momento vuoi, vieni e te lo prendi. Però, siccome nessuno vuole veramente tenerselo a casa, soprattutto in Italia, perché è troppo rischioso, quindi finisce per lasciarlo lì. Queste aziende qui è chiaro che sono molto competitive rispetto a questo, ma non fanno nulla di quello che si bisognerebbe fare. Dovete riflettere su queste cose. Dovete dire: ma scusa, ma come mai è così economico il deposito dell'oro? Ma com'è possibile? Ci sono altre aziende quotate, fanno pagare questo, questo, questo. Come mai non fate la proprietà frazionaria? Come mai dal vostro sito io non posso vedere il mio codice sul mio lingotto e dove è stoccato? Non mi fa mica vedere niente. Io offro volutamente anche a coloro che sono interessati un tour gratis sul sito di Avesta per dimostrargli che l'oro esiste. Ma per quale ragione devo fare questa cosa qui? Per complicarmi la vita? No, perché io, ora ve lo leggo, voglio lavorare in regime etico, senza scuse, senza storie. Poi uno può apprezzare quello che l'azienda tedesca fa dal punto di vista del marketing operativo, eccetera, e può, oppure del contratto, o può essere d'accordo, non può essere d'accordo. Però loro, sotto questo punto di vista qui, sono i più seri, da quello che ho la mia esperienza ormai di 4 anni, e poi io vado sempre a fondo delle cose, hanno dimostrato di fare rispetto a molte anche aziende svizzere. Non vi faccio il nome. Però ne ho parlato anche in uno degli ultimi interventi. Sempre chi mi vuole la consulenza gratis, gli dico tutte queste cose poi di persona. Però il tour serve a questo, per far vedere che uno ti vende una cosa a discorsi e un altro ti fa vedere in maniera molto pratica. Quindi una cosa importante come quella dell'oro non si può comprare a livello emozionale, anche se purtroppo, siccome mi occupo di comunicazione, pubblicità, eccetera, so che tante volte le aziende magari entrano in queste e rimangono affascinate dagli ambienti. Dovete chiedere la proprietà frazionata. Se non c'è quella, voi non avete nessun tipo di garanzia che l'oro esista. Allora meglio comprarle e farselo consegnare a casa. Va bene lo stesso, se il prezzo è buono, e poi dopo si stocca in Svizzera. Ma non vi state a fidare. In Italia c'è anche questa situazione per cui questa licenza che dovrebbe essere rilasciata dalla questura viene rilasciata dalla questura. Con il signor Antonino stiamo approfondendo anche questo aspetto.
Ma lo spirito di questa licenza era stato fatto per gli operatori commerciali, cioè per coloro che comprano grandi quantità d'oro perché sono banchi metalli e non lo possono tenere in azienda. Allora lo stoccano in caveau, diciamo, speciali per poi lavorarlo. Capite? Ma non per il consumatore finale. Io sono convintissimo che la legge fosse fatta in questo spirito, con questo spirito, anche perché poi la maggior parte di questi operatori commerciali che ti stoccano l'oro, quindi fanno un lavoro che non potrebbero fare. Ascoltate, vi dico due, ci sono due operatori in Italia che sono ufficialmente riconosciuti per farlo a livello commerciale. Sono la Battistolli e la Ferrari. E Ferrari. Su questo abbiamo deciso, convenuto con Antonino. Gli altri lo possono fare? Non lo so. Ancora a questo punto non lo so. Perché io ho richiesto queste licenze e non me l'hanno, nessuno me le ha mandate di questi banchi metalli. Che vi devo dire? Oppure come quell'altro, ne ho parlato anche un po' di tempo fa, che dice che c'è una concessione in Tanzania. Cazzo vuol dire concessione in Tanzania? Vuol dire una licenza in Tanzania. Ecco, nessuna azienda italiana ha una licenza in Tanzania, punto. Quindi vi raccontano delle balle. Ora, qui dovete investire vo le vostre riserve in un'azienda seria comprando oro o si sta... Cioè, non lo so. È un circo, sembra un circo questo qui. Ma come si fa a dare fiducia a delle aziende così? Tant'è che io ho dovuto battagliare, Walter lo sa, per almeno un anno per perfezionare e migliorare il contratto di Ovesta, che non è, non so, non aveva i crismi, nella sostanza andava bene, ma non aveva i crismi che deve avere un contratto a livello di un'azienda di Ovest. Ora finalmente tra poco dovrebbe essere tutto a posto, cioè il contratto è pronto, chi lo vuole, che è già cliente, lo possa anche mandare, non c'è problema. Gli altri devono avere un po' di pazienza perché adesso è sotto revisione degli esperti in Germania. Allora io gli ho detto, ma se sono così bravi, come mai l'hanno fatto loro? Perché l'ho dovuto rivedere io con Walter? Ecco, si creano tante volte delle situazioni così che bisogna anche capire. L'azienda perfetta, l'ho detto tante volte, non esiste, però se non esiste la proprietà frazionaria, potete andare a comprare l'oro, però poi stoccarlo da un'altra parte. Mai, per quella conclusione, quello che posso aver capito io, possono aziende seriss essere serissime queste aziende. Dobbiamo avere sempre rispetto di tutte le aziende. Però ci sono certi crismi che devono essere rispettati, perché se no mi possono pigliare per il culo. A me non mi pigliano per il culo, ok? Quindi chiedete la proprietà frazionaria. Se la proprietà frazionaria non esiste, non vi dico di non comprare l'oro, perché l'oro è oro, no? È sicuramente oro certificato, su quello va bene. Però prendetelo e portatelo a casa. Vedete? Temporaneamente in una cassetta di sicurezza e poi vi dico io quello che dovete fare. Questo è il suggerimento. Adesso avete domande per caso su quello che ho detto? Se no, vi leggo una cosa, dopodiché si può anche chiudere. Io vi ho postato anche la ratio dell'oro e dell'argento, l'oro sta ancora volando. Siamo già quasi a 85.000 dollari all'oncia. Non siamo mica tanto vicini da 100. Ma che cosa aspettate a comprarlo? Chi non ce l'ha? Compratelo dove volete, ma compratelo. È l'unica cosa che vi può garantire dal grande reset, dall'introduzione della moneta digitale centralizzata. Queste operazioni di acquisto non si possono fare già oggi attraverso banche online. Abbiamo fatto un'operazione con due clienti, una addirittura ha dovuto rinunciare a fare l'operazione alla fine perché non gli volevano trasferire 5.000 euro al giorno.
fa un acquisto di 50, immaginate, va 10 giorni, è successo un casino, alla fine non ha più fatto nulla. Banca, non dico il nome, di Londra. Capite? Non è questione che poi uno dice prende tempo, voglio aspettare una cosa. Dopo non si potrà più fare l'operazione di acquisto in una tranche unica o due tranche. Un'altra cliente, non dico il nome, ma posso dire il nome perché non è un segreto, che lavora con Monte dei Paschi di Siena, ha dovuto fare una battaglia per comprare lo stesso equivalente, la stessa cifra 2 mesi fa. Una battaglia con la banca perché non te le vogliono, non è, ora non le vogliono fare queste operazioni. Dopo non sarà più possibile farle con la banca centrale, perché sarà una transazione illegale e non la farai più. Ci metteranno un tetto, ti accontenterai di fare piccole transazioni sulle quali ogni volta dovrai pagare delle fee, invece di farla una volta sola. Siamo praticamente in chiusura e io ho chiesto al mio avvocato: senti, io voglio fare un disclaimer, vabbè, che ora ve lo leggo e questa è una cosa abbastanza di prassi, non ci sono problemi. Poi però voglio anche fare una comunicazione che è quello che io leggo o che comunque chi mi segue deve tenere presente il momento in cui inizia un rapporto con me, perché io sono buono e caro, però non voglio perdere tempo con gli idioti, perché purtroppo gli idioti, le mamme degli idioti sono sempre incinte, si dice, no? Purtroppo ce ne sono ancora tanti. Scusate, non voglio, non è una cosa che dico per offendere le donne, ci mancherebbe altro, assolutamente niente. Devo ancora capire come chiamarlo, però in questo momento l'ho chiamata intesa etica. E abbiamo scritto con Marco, il mio avvocato. Il dottor Max riconosce come principio fondamentale il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e si impegna nello svolgimento delle proprie funzioni e nell'esercizio delle rispettive attività al rispetto di tutte le norme degli ordinamenti giuridici in cui opera. Il rapporto tra il dottor Max e i clienti deve avvenire da entrambe le parti con onestà, correttezza e responsabilità, nel pieno e sostanziale rispetto delle regole dell'etica professionale. Chiarezza e comprensibilità devono essere alla base delle azioni della comunicazione dei rapporti giuridici e interpersonali per consentire a tutti i soggetti di fare scelte autonome, responsabili e consapevoli. Quindi io spero che leggendo questa cosa qui, ora d'ora in poi la leggerò tutte le volte, i perditempo si astengano dal contattarmi, perché ce ne sono ancora troppi in giro. Va bene? Adesso vi leggo il disclaimer, scusatemi, è un pochino lungo, però purtroppo poi lo metterò anche sul sito. Ciò che è scritto sul sito a mente aperta.net ho trattato negli interventi pubblici dal dottor Max non deve in alcun modo essere considerato come una consulenza finanziaria.
Tali argomenti possono essere caratterizzati da un'elevata rischiosità, la cui valutazione da parte del lettore e/o ascoltatore è ostacolata dalla loro complessità. Ciò può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate che comunque non sono da intendersi in alcun modo come un'offerta di vendita, una sollecitazione all'investimento o consulenza, né come ricerca in materia di investimenti. Prima di effettuare qualsiasi operazione, il lettore e/o ascoltatore dovrà pertanto valutare in autonomia la rilevanza delle informazioni pubblicate e/o divulgate ai fini delle proprie decisioni di investimento, alla luce dei propri obiettivi di investimento, della propria esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento e servizio, della propria situazione finanziaria e di qualsiasi altra circostanza rilevante. I contenuti presenti e discussi in rete sui vari social media al dottor Max si basano su dati e informazioni di pubblico dominio considerate affidabili, ma non sempre verificabili, e che quindi non implicano responsabilità alcuna da parte del dottor Max. Chiunque faccia uso dei dati pubblicati per fini diversi da quelli puramente informativi cui sono stati destinati, se ne assume la piena responsabilità. Il dottor Max cura che le informazioni che vengono divulgate sul sito e nei vari interventi da esso tenuti siano prodotti sulla base di fonti attendibili e il medesimo non potrà in ogni caso essere ritenuto responsabile per l'eventuale non accuratezza o completezza delle stesse. Le informazioni pubblicate su ammenteaperta.net, negli altri interventi pubblici in cui partecipa il dottor Max, possono inoltre basarsi su determinati dati, presupposti, opinioni o provisioni, o scusate, previsioni che possono cambiare nel tempo, in particolare per i prezzi dei metalli preziosi, e i valori pubblicati si intendono riferiti alla data e all'ora espressamente riportati, per cui se ne dovrà sempre verificare l'attualità. I contenuti offerti, che comprendono dati, notizie, informazioni, immagini, grafici, disegni e marchi, sono coperti da copyright e dalla normativa in materia di proprietà industriale. Il dottor Max ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento a propria discrezione i prezzi, i contenuti e le modalità funzionali ed operative del sito senza alcun previsto. Al cliente, qui dovrebbe dire al lettore o all'ascoltatore, non è concessa alcuna licenza né diritto d'uso e pertanto non è consentito registrare tali contenuti in tutto o in parte su alcun tipo di supporto, riprodurli, copiarli, pubblicarli né utilizzarli a scopo commerciale senza previa autorizzazione scritta. Scusate se era un po' lungo, ma questo è molto legally, come si dice, no? Legally, la lingua segreta degli avvocati, sempre un po' complessa e articolata, zigogolata, però purtroppo è quello che purtroppo va messo sul sito e va tenuto presente nei nostri interventi, perché noi, io, non forniamo nessuna consulenza finanziaria. L'oro, peraltro, non è considerato un prodotto finanziario. Benissimo, domande in chiusura? C'è un'altra cosettina che vorrei leggere, ma tanto, insomma, tanto abbiamo fatto già un'oretta, 50 minuti, più che sufficiente. Le cose importanti ve le ho dette. La prossima settimana, fatemi vedere se è la prossima, forse quella dopo, interverrà di nuovo, ci verrà a trovare di nuovo Claudia, che farà il solito intervento. Spazio riservato alla Elio. Bene, ricordo anche che un'altra ragione molto importante per la quale io ho sottoscritto, diciamo così, l'accordo, è stato un accordo verbale, senza niente di particolare, con la Elio, è che loro hanno un progetto, diciamo così, si chiamerà Excelsior, se non erro, a livello internazionale, per cui sarà esteso anche a stranieri. Quindi ci sarà la possibilità, anche per chi, per esempio, mi conosce, vive all'estero, di comprare direttamente in Svizzera, per
presso la Resono, che la Resono sarebbe il banco metalli con sede a Lugano che ha acquistato la Elior, Banco Metalli di Ancona, e quindi ne detiene i diritti, diciamo così, di comprare per certi quantitativi oro direttamente in Svizzera. Va bene? Ora io sto ragionando un attimino con loro, spero di trovare un minimo di flessibilità, in maniera tale che la mia, diciamo così, richiesta dei miei assistiti, diciamo così, sia compatibile ovviamente con la loro offerta. Benissimo, avete altre domande? C'è qualcuno che ha domande o commenti? Tutto chiaro, sì. Chiarissimo. Va bene. Allora io vi ricordo gli appuntamenti per la prossima settimana. Lunedì faremo un intervento sulla rana libera, che tutto sommato devo dire, insomma, ho riscontrato un certo apprezzamento anche da professori universitari, per esempio, sui miei interventi mi fa molto piacere. E lunedì metterò insieme un resoconto, sarà un resoconto di quello che Franco Collins, questo autore dal quale io attingo molto perché ha scritto questo libro che è come se fosse un quaderno di appunti. E quindi non è dal punto di vista di presentazione un prodotto editoriale, ma forse lui l'aveva fatto come prodotto editoriale e poi dopo non l'ha più pubblicato. Che però è una fonte inesauribile di informazioni, di quelle informazioni che piacciono a me, cioè di quelle cose che non sono scritte nei libri di storia accademici, nei libri insomma per gli accademici, diciamo così. Ma sono altamente credibili. Faremo un intervento sul nuovo ordine mondiale, su quello che lui pensa del nuovo ordine mondiale e ci dirà delle cose che non sono scritte, per esempio, nella trilogia. No? Trilogia, io ho cercato di coprire tutte, insomma, le informazioni, tutte che avevo, ma naturalmente qualche informazione magari è sfuggita. Trilogia, ti ho ricordato l'intervento di lunedì scorso e anche quello di mercoledì sarebbe estremamente utile ai magistrati, per esempio, che devono fare delle indagini, si trovano a fare delle indagini senza sapere niente di simbologia. E io ho fatto notare, non mi voglio dilungare troppo perché l'ho detto, il lunedì, gli interventi del lunedì sono caricati su Rumble, MM Guerrieri e mi trovate subito. Va bene? Quindi lì ci sono tutti gli interventi sul cristianesimo. Tutte le cose un po' particolari, anche queste qui di Franco Collins, se volete andare ad ascoltare, credo che siano molto interessanti anche per molti professori universitari. Vabbè, e spiego tutto il discorso lì. Ma brevemente vi dico che ho parlato di questa cosa. Io ho sentito alcuni interventi, no, di magistrati che intervistavano per il discorso della P2, Licio Gelli, testimoni di qui, testimoni di là, una cosa e quell'altra. E non sanno assolutamente niente di che. Addirittura uno famosissimo, non dico il nome per rispetto, magistrato famosissimo che intervistava un esponente, un pentito, mi sembra dell''ndrangheta, mi sembra, forse della mafioso, scusatemi, non mi ricordo, che era anche massone, a un certo punto le ha fatto una domanda, ma l'agite la massoneria, che vuol dire? Ora, ed era sincero, cioè non faceva il furbo, perché purtroppo molti di loro sono anche infiltrati, cioè scusatemi, iniziati. Se lui fosse iniziato non avrebbe mai potuto chiedere una domanda del genere, mai, perché gli iniziati non possono mai parlare di cose riservate che fanno parte della loggia, lo possono fare soltanto all'interno e con i fratelli, mai. Quindi io vi dico tutte queste cose perché non sono evidentemente iniziato. Come? No, gli ha chiesto, ma la G che cosa vuol dire? Lui ha dato anche quello che la risposta è stata gnosi, perché io l'ho detto tante volte, gnosi vuol dire conoscenza, no?
per loro. Gnosi vuol dire conoscenza. Io vedo tante volte che la differenza fra noi e loro è la gnosi. Lo ripeto migliaia di volte. Però non vuol dire solo gnosi. E nel capitolo 4, nell'appendice del capitolo 4 della trilogia, io spiego che cosa vuol dire secondo un autorevolissimo ex membro addirittura dei consigli supremi, cioè della crema, perché sopramassoni sono i consigli supremi creati da Mazzini e Faik, ne parla nessuno, mai, non sentirete mai un massone adesso, si corrono tutti, no? Su questi canali alternativi per parlare, anche Morris è messo a parlare, a intervista, non mi intervista più me, però intervista un 33° grado della massoneria che gli dice delle cose così, mica ti posso dire le cose importanti. È solo intrattenimento quello che fanno. Ma perché non possono dire niente di importante? Sono sotto segreto. Che cosa volete, come posso dire, aspettarvi da un massone che vi parla in rete? Non vi dirà niente di quelle cose importanti, perché sono tutti sotto giuramento. Ma un po' di. E questo è spiegato tutto nella trilogia. Il problema è che non la leggete. Scusate, parlo di voi che già almeno avete la pazienza di seguirmi. Ma in linea di massima, io a un certo punto deciso di darla gratuitamente, no? C'è il PDF che potete leggere, lo mando gratuitamente nella speranza che qualcuno la legga. Almeno Felice ha comprato il libro. È venuto a Lucca, me l'ha portato. L'ho ordinato, l'ho fatto consegnare a lui e almeno ha comprato il libro. Ma non occorre comprare il libro, occorre che la leggiate, è gratuita. Non c'è mai stato nessun autore al mondo che sappia io, che abbia fatto un lavoro del genere e l'abbia distribuito gratuitamente. Domande o commenti? Quindi la situazione. Dimmi. Sulla trilogia avevi già segnalato 5 anni fa di come i nostri telefonini, i nostri device sono delle armi improprie in mano a chi comanda, che da remoto possono fare quello che loro vogliono. E pensi che anche i vaccini possano fare qualcosa di quello che hanno da remoto? Beh, probabilmente. Devi, so che hai letto tutto, so che hai letto tutto. Scusate un attimo, è che mi è entrata una telefonata. Un secondo, di un amico. Vediamo un po' se riesco. Oh, Madonna. Speriamo che non richiami. Abbiate pazienza, è entrata la telefonata. Allora, Duilio, devi rileggere la premessa e le conclusioni. Io nella premessa e nelle conclusioni, mi ricordo se l'ho scritto, che tutte queste cose qui lavorano insieme, sono tutte collegate, perché l'obiettivo sia dei vaccini sia di queste erogazioni incluse scie chimiche sono quelle di aumentare i metalli all'interno del nostro organismo e di trasformarci in antennine. Quindi poi il telefono, attraverso un brevetto della Microsoft, mi sembra di ricordare, quindi di Bill Gates, potrà entrare in comunicazione con tutte queste antennine, perché ci sarà la possibilità, siccome poi il telefono si tiene in mano, no? Si tiene vicino al corpo, non è che c'è un'antenna. Ecco, sarà possibile emettere un segnale tale per cui il segnale causa degli effetti, no? L'effetto, per esempio, più eclatante si è avuto quando è stato la scorsa settimana, questa settimana in Libano. Hanno fatto un test, ne abbiamo parlato brevemente quando era mercoledì o lunedì, e hanno fatto scoppiare mercoledì tutta una serie di telefoni, no? Questo è un test che loro hanno fatto. Però possono emettere vari tipi di segnali. Mi ha mandato proprio mercoledì Franco una ricerca di questo ingegnere fatta ormai 10 anni fa, perché questa tecnologia è datata, cioè è datata, già tanto che ci spiegano,
collegato al sistema MK Ultra. Ora io non ci ho avuto tempo di leggerla tutta perché il mio tempo è anche abbastanza limitato e poi il cervello si fa un'enorme fatica a saltare da un argomento all'altro. Io sono ben allenato perché avendo fatto 5 o 6 cose tutte insieme, no? A New York, attività, studio clinico, patente, poi tutta la promozione dell'azienda, insomma, di dipendenti, facevo sempre tante cose insieme. Quindi per fortuna sono abbastanza allenato in questa cosa, ma richiede la mente, richiede anche dei momenti di riposo. È chiaro. E qui non ce la faccio, io fa tutto, ma ogni tanto mi mandate delle cose molto interessanti, ma scusatemi se poi non le tratto, perché non ce la faccio a trattarle, devo dare la priorità a quelle che io ritengo le cose importanti. Però in questo articolo, ora lo guarderò un pochino meglio, c'è la storia dell'MK Ultra, ma vedete, io quest argomento l'ho già studiato 10-12 anni fa. Io ho mandato tutta la documentazione a Dario, che è uno psicologo che intanto mi segue, che voleva fare un intervento sull'MK Ultra. Allora, quindi mi sono messo lì, li ho riselezionato, lui va a scrivere un libro su questo. Riselezionato tutti gratuitamente gli articoli importanti, le testimonianze importanti con la signorina Kelly, mi sembrava si fosse che ne era uscita, era stata liberata, aveva fatto tutta questa serie di interventi che è tutto pubblicato in rete e gli avevo dato i criteri secondo i quali anche tutti i capitoli, mi sembra, per i quali lui doveva scrivere il libro. Ho fatto quasi tutto io, poi lui non l'ha fatto. Però io queste cose le ho già digerito, per me non è che mi sorprenda molto, quando mi sono dovuto poi trattare, cioè a scrivere la trilogia, già cose le avevo già digerite, è stata abbastanza semplice per questo. Stanno facendo dei test e continueranno questi test. Altre domande? Se no chiudiamo qua. Quindi la grande opera sta proseguendo, insomma, ecco. Ah, Chi sì. ha Certamente, occhi per vedere, le vede, insomma, queste cose. Ok. certamente, certamente. Il problema è che una persona già in conclusione, quando si fa questo commento, abbiamo parlato di Carlo Palermo, col quale aveva anche cercato. Duilio, eri te, no? Che hai contattato Carlo Palermo per mandargli la trilogia, giusto? Sì, mi sembra, infatti, quando parlava, Ma la se trilogia, il parlate link anche gliel'hai poi mandato o no? te. È passato tanto tempo, probabilmente sì. E anche a Franco Fracassi. Anche Carlo Palermo pensa ancora che esistesse la minaccia comunista. Ma nel capitolo 4, persone molto più autorevoli di me hanno dimostrato che la filosofia. E chi ha studiato la filosofia del nazifascismo? Quindi Hegel, Nietzsche, eccetera, Nietzsche, eccetera, sono gli stessi che hanno finanziato Marx per scrivere il manifesto del Capitale. Sono gli stessi, sono i due poli che hanno creato per poi farli scontrare insieme, perché se non avessero fatto così, che poi hanno causato la prima e la seconda guerra mondiale, il mondo sarebbe rimasto lo stesso, perché senza guerra non cambia niente. Ecco perché abbiamo bisogno della terza guerra mondiale. E la terza guerra mondiale è assolutamente necessaria per completare, per fare un passo avanti verso la grande opera. Vabbè. Possiamo chiudere qua. Naturalmente, poi dopo l'appuntamento della Rana Libera di lunedì, dove vi ho detto parleremo del nuovo ordine mondiale, e mercoledì faremo e annunceremo ufficialmente sul canale di Destinazione Tanzania, che la fondazione è ongoing, come si dice in inglese, in corso. E quindi poi ci ritroveremo il sabato prossimo per fare le nostre chiacchiere sull'oro. Va bene? Grazie a tutti, io vi auguro un buon fine settimana. Ciao.
Ciao, grazie.